siamo qui con la professoressa Lucrezia Tanzi del liceo Vito Porrare di Molfetta, che ha accompagnato i suoi studenti e noi aspiranti giornalisti. Professoressa, è la prima volta che porta la sua scuola al Medimex? No, non è la prima volta che porto la scuola al Medimex di Vito Porrare, perché già l'anno scorso abbiamo vissuto questa esperienza. E proprio in virtù del fatto che già l'anno scorso abbiamo portato tutti i ragazzi della nostra scuola al Medimex, che ho riproposto quest'anno appunto la stessa visita al Salone dell'Esposizione Musicale. Dunque, da cosa è nata l'idea di coinvolgere la scuola in questo Salone dell'Esposizione? È nata dal fatto che la musica e il mondo della scuola sono due mondi che devono entrare in relazione tra loro, perché i ragazzi vivono questa dimensione, perché la musica è un linguaggio universale, quindi entra nella loro mente ma entra anche nella loro anima, e di conseguenza portarli a vivere un'esperienza di questo tipo e incontrare autori e lavorare sui testi può essere veramente un'esperienza didattica. E a conclusione di questa giornata della fiera, è soddisfatta del risultato raggiunto? Sì, oggi lo posso dire ancora con più forza, perché stamattina a scuola ho potuto vedere gli occhi dei ragazzi, mi hanno ringraziata, così come gli altri docenti che si sono interessati di portare appunto i ragazzi a questa manifestazione, proprio per l'esperienza che hanno provato e sulla loro pelle, perché probabilmente molti di loro non erano mai entrati in contatto con questo mondo e quindi hanno potuto sperimentarlo di persona e viverlo da protagonisti. E grazie anche alla cooperativa sociale Bambini di Truffaut, perché all'interno della scuola hanno operato e quindi i ragazzi erano preparati agli incontri, perché hanno lavorato sui testi dei cantanti che poi hanno incontrato qui al Medimex. Dunque, riproporrebbe questa esperienza in un futuro? Sì, assolutamente, io la riproporrei per poter scorgere negli occhi dei ragazzi le stesse emozioni e la stessa voglia di fare musica e anche di fare scuola contemporaneamente. Va bene, grazie. Prego.